Quali segni lascia il Covid e per quanto tempo? Un laboratorio interdisciplinare dell'azienda ospedaliera di Padova sta studiando le risposte e già a settembre il professor Andrea Vianello ci aveva fornito le prime indicazioni. Lo rincontriamo e dopo 7 mesi cosa emerge? C'è una grande quota di pazienti che, dopo essere guariti dalla malattia, continuano ad avere degli esiti. Questi esiti riguardano pazienti che hanno avuto malattia in forma grave, ma in qualche caso coinvolgono anche malati che in realtà hanno avuto il Covid in forma relativamente lieve. Parliamo soprattutto di disturbi respiratori. Sì, ma non solo. Ci sono 4 o 5 sintomi cardine. Certamente la dispnea, cioè la mancanza di fiato quando si fanno degli sforzi, ma anche l'astenia, cioè un senso di stanchezza generalizzato, e poi dolori articolari, dolori muscolari e in alcuni casi anche disturbi più rari, per esempio disturbi di tipo gastrointestinale. In che percentuale c'è il rischio di esiti permanenti? A 3 mesi di distanza c'è una grande percentuale di pazienti dell'ordine del 70% che ancora riferisce sintomi. A 6 mesi questa percentuale scende intorno al 50-60%, ma le prime evidenze scientifiche dicono che anche in tempi più lunghi, in alcuni casi, i sintomi possono permanere. Ora, materia estremamente delicata, si sta cercando di studiare anche le possibili correlazioni con le terapie eseguite.